Senz'altro la nostra regione si sta, in questi anni ha lavorato a livello del tavolo regionale proprio per definire e strutturare meglio i servizi sull'autismo, che fanno parte di quello che è l'attenzione che i servizi di neuropsichiatria infantile dell'infanzia e dell'adolescenza hanno su questo tema. E in queste due giornate, grazie proprio appunto a questo, a queste esperienze, è stato sottolineato proprio l'importanza del lavoro dell'equipe multidisciplinare nella risposta all'autismo e del lavoro in rete. Io penso che proprio i servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza possano avere questa funzione importante proprio per le loro caratteristiche di multidisciplinarietà e proprio per quella presa in carico che porta l'attenzione alla persona, che attenzione alla persona, in questo caso al bambino e alla sua famiglia, e tiene in rete un po' tutti, diciamo, gli attori che devono appunto lavorare e porre l'attenzione appunto ai bisogni. Abbiamo anche visto qualcuno che ha sottolineato come bisogna anche stare attenti, soprattutto per le famiglie, cercare di capire quali sono i servizi veramente efficaci e quali invece sono dei servizi spesso inutili e tra l'altro anche costosi. Sì, ecco, io penso che sia importante proprio la funzione dei nostri servizi come figure tecniche che lavorano all'interno dei servizi e hanno proprio il compito dell'aggiornamento, della formazione e proprio per supportare la famiglia nelle scelte. E certo, quando non abbiamo cause definite o abbiamo elementi di sperimentazione, è importante che ci sia un gruppo di lavoro che si aggiorna, che studia le risposte, analizza qual è il bambino. Non abbiamo una ricetta unica per ogni bambino ha le sue caratteristiche e proprio quello che dicevamo stamattina dei profili funzionali e definire per ogni bambino quali sono i bisogni, per ogni famiglia quali sono i bisogni. Ecco, questo penso sia la funzione del tecnico. Nel convegno oggi qui a Genova, nel suo intervento, lei ricordava come la vulnerabilità ci unisce. Sì, la vulnerabilità è la condizione in cui noi tutti ci troviamo, che ne siamo consapevoli a meno. Esistono naturalmente dei soggetti particolarmente vulnerabili, quelli di cui noi ci stiamo direttamente occupando in questo convegno. La disabilità è certamente una forma di vulnerabilità che impone la nostra responsabilità, però noi dovremmo arrivare alla consapevolezza che la vulnerabilità è di tutti e basta un piccolo incidente di percorso nella nostra vita perché noi ne prendiamo coscienza e scopriamo di avere bisogno dell'aiuto degli altri, della cura degli altri. Scandaloso, lei ha detto che le cure siano praticamente ristrette, limitate all'ambito familiare. Sì, questo io trovo veramente grave, è una perdita per la nostra società, è un impegno gravosissimo per le famiglie che sono eroiche nel loro sforzo, ma è anche un atto d'accusa per la nostra società che non riesce a farsi carico di questa che deve essere una responsabilità di cura collettiva. Io nel mio intervento ho cercato di mostrare che prendersi cura non è soltanto dell'ambito familiare, non può essere soltanto riservato ai familiari, ma deve essere l'impegno di una collettività intera. Siamo molto lontani oggi da questo perché viviamo in un momento di crisi economica, perché siamo distratti da mille preoccupazioni, ma noi dovremo fondamentalmente recuperare questa idea di una solidarietà condivisa.